L'eclissi di domani è solo parziale. Prendete il controllo della loro luna e spostatela! La luna si muove ancora. Questo è impossibile. Era previsto solo un oscuramento del 38%. Il posizionamento è completato, padre. Guardate! Sta diventando più grande. È sempre più vicina. È opera dei Negros. Non lo so. I maghi di tutta l'Europa occidentale sono completamente al buio. Cos'è che vuoi? Voglio la resa di tutti i maghi. Voi vedrete il vostro mondo morire. Seconda scossa stamattina. Dobbiamo ritenerci fortunati se si è rotto solo un vaso. Che sta succedendo? La NASA ha tirato fuori dalla naftalina uno shuttle per mandarlo sulla Luna. Una mossa davvero intelligente. I non maghi si sentono in dovere di scoprire cos'è successo alla Luna. Ma senza magia, l'unico modo per fermare tutto è... arrenderci. Hanno vinto, Tom. I Necros hanno vinto. Nessuno si arrende qui. Siete la mia famiglia e nessun alieno maculato oserà mettervi le mani addosso. Deve esserci per forza un altro modo. Benny, vieni qui, aiutaci, veloce. Sono razioni da sopravvivenza. In caso di calamità. Dobbiamo essere pronti. Per cosa? Qualsiasi cosa. Dobbiamo assicurarci un posto riparato. Stiamo portando tutto il possibile nel seminterrato. È un luogo sicuro e fortificato. È di epoca vittoriana, sai? Quindi volete nascondervi? Nel seminterrato? Non nasconderci, metterci al riparo. Prendiamo zio Clarence, poi barrichiamo le porte e restiamo chiusi qui sotto, aspettando che quello che deve succedere, succeda. No! È una vera follia. Voi siete persone razionali. Insomma, questo... è il panico totale! Ascoltami, Benny, devi accettare quello che sta succedendo. La Luna si è avvicinata troppo alla Terra. Sembrava una cosa impossibile, ma è successo. Non c'è più nulla di razionale ormai, capisci? Oh. Oh. Le scosse sono più frequenti. È come se questa zona fosse l'epicentro. Il mondo è sull'orlo di una catastrofe ambientale. Laggiù potremo essere al sicuro, per un po', e stare insieme. No, no, finitela! Voi non sapete che sta succedendo. Ah, perché? Tu lo sai? Mamma, papà, vi voglio bene, ma non posso restare in un bunker ad attendere la fine del mondo. Spostare la luna con la magia va oltre la capacità di un mago e a maggior ragione di un hobgoblin. Quindi è tutto qui, non c'è niente che possiamo fare se non arrenderci. Il compito di un mago è chiaro, proteggere i non maghi dai pericoli. Questo è il mio dovere. Che cos'è? Non ne ho la minima idea. Non si sentiva da più di un migliaio di anni. Questa è la chiamata dei maghi alla guerra. Vuol dire che non ci arrenderemo. Dobbiamo combattere. Sì, e non c'è niente di peggio. Secondo gli antichi riti, le stirpe magiche vengono convocate a un consiglio presso il cerchio di pietre. Non possiamo aspettare. Se dobbiamo scendere in guerra, tanto vale cogliere di sorpresa i Necros. Thomas, tesoro, non sai quello che dici. Si parla di una guerra. Sarebbe terribile. Nonna, combatto i Necros da quando sono qui. Non ho paura di loro. Beh, dovresti. Perché sei sempre riuscito a sconfiggerli seguendo i principi dei maghi. Non hai mai versato del sangue. Non si tratterebbe solo di una semplice guerra tra maghi e alieni, Tom. Sarebbe una guerra senza precedenti. Come potremmo continuare a proteggere i non maghi in questa situazione? Ma non ci lasciano altra scelta. Qualunque sia la scelta, tu non ne farai parte.
Di che stai parlando? È la guerra, Tom. Non è una guerra fredda, non è una guerra segreta. Stiamo parlando di un evento in cui persone innocenti vengono uccise in modo tremendo. Voglio saperti il più lontano possibile. Devo parlare al consiglio. Devo cercare di dissuaderli da questa follia. Michael, portami da loro. Ma certo. Vengo con voi. No, no, non vieni. Tu resti qui. Tom, lo so che vuoi il meglio per tutti noi, ma devi rimanere qui. Non voglio che tu sia parte di questa scelta, qualunque cosa accada. Tu non vivrai con questo peso sulla coscienza. Ma Tom! Io... Per favore. Se è questo ciò che vuoi. Michael, ci resta poco tempo, andiamo. Benny, tu che ci fai qui? Immaginavo fossi qui intorno. Sai, speravo che fosse aperta. Vorrei che ci fosse una cosa normale. Già. Tom, il mondo sta per finire. Non lo so, i maghi parlano di scendere in guerra, una vera e propria guerra. Aspetta, i maghi non uccidono. Sì, ma i Necros hanno esagerato. Insomma, non ci hanno lasciato alternative. C'è sempre un'alternativa alla guerra. C'è la scienza. Certo, la nostra scienza contro la scienza dei Necros. Guarda che hanno fatto, Benny. È una causa persa. Buonasera, Falliti. Ma sono le 11 di mattina. Non fare il pignolo, cervellone. Avevi parlato di un'eclissi parziale e invece guarda. Sì, ma mi sembra che stiate entrambi bene, giusto? No, la città è nel panico. Io ho paura. Abbiamo tutti paura. Io no, ho solo fame. Dove sono tutti quanti? A casa, credo. Lontano dalla città. Nascosti nei seminterrati. Niente sarà più come prima, ragazzi? Ma potrebbe tornare ad essere come prima. Non lo pensi davvero, Benny, ma grazie. So che Benny il cervellone è ottimista e non vorrei dargli un dispiacere. Se sperate che non cambi nulla, siete dei pazzi. Sì, siamo dei pazzi. E scusa, sono stato un idiota con te. Sei un ragazzo intelligente. Potevi diventare un brillante scienziato. E saresti anche finito sui giornali. Già, magari sì. E tu che avresti fatto? Avrei fatto il fotografo, come mio padre. Io avrei voluto girare il mondo, sapete, vedere ogni luogo, viaggiare in India, immergermi nella barriera corallina, guardare l'aurora boreale e dormire in un igloo. Un milione di cose. Smettetela. Siete i miei amici. E li meritate tutti questi sogni. Meritate di viverli. Voi siete i migliori amici del mondo. E vi voglio bene. Come sei sentimentale. Ma è così. Vi voglio bene. Tom, dove stai andando? Tom! Tenete Quinn fuori dai guai. Tom, dove stai andando? Devo fare qualcosa, Benny. Per Katie, per Quinn, per te, per i tuoi genitori, per tutti quanti. Ma che cosa vuoi fare? Voglio fermare questa guerra. E come pensi di farcela da solo? Va a casa, Benny. I tuoi genitori hanno paura, hanno bisogno di te. Non puoi aiutarmi questa volta. Tom, mi stai spaventando. Sei l'amico migliore che io potessi desiderare, Benny. Te lo chiedo da amico. Lasciami fare ciò che devo fare. Mi hai contattato una volta in questo modo. Vediamo se riesco a chiamarti con un ultimo incantesimo. Slash Torda! Thank you.
Clark. Lexi, senti, i maghi non cederanno. Si preparano a una guerra su vasta scala. È un vero peccato, sai. Vorrà dire devastazione in tutto il tuo mondo. Un gran numero di maghi e di non maghi morirà. E di Necros. Ecco perché noi dobbiamo impedirlo. Noi? Possiamo trovare un'alternativa evitando la guerra. E tu ti fideresti di me? Sì, mi fido di te. Non chiedermi perché, non lo so. Ma mi fido. Ma il mio popolo morirebbe. Abbiamo bisogno della magia. Prendete me. Prendete me e fermate l'eclissi. Sacrificheresti te stesso? Non è un sacrificio. Sto salvando i miei amici. Non è la loro guerra. Potrete estrarre la mia magia. Ogni singola goccia. Ma dovrete fermare l'eclissi. Non è sufficiente. Prenderemo te e altri 9 maghi. Poi altri 10 maghi, ogni mese. Questo per l'eternità. No, non ve lo permetto. L'alternativa è la guerra. D'accordo, Lexi. Io sarò il primo. Ma se non manterrai le promesse, ne pagherete le conseguenze. C'è un'ultima cosa che devo fare. Poi potrete avermi. Ben, dove sei stato? Ti ha fatto morire di paura. Volevo vedere i miei amici. I tuoi amici? Certo. Sì, sì, lo capisco. Scusate se vi ho fatto preoccupare. Te l'ho regalato quando hai compiuto 9 anni, ricordi? Ogni 10 minuti facevi una nuova scoperta e ogni volta correvi da me a raccontarmela. Eri sempre emozionato da tutto quello che imparavi. Ogni giorno tornavi da scuola e volevi parlarne per tutta la notte. Era una gioia. Perché ti è venuto in mente? Io e te non parliamo più come un tempo. Tu tieni le tue cose per te. I tuoi segreti. Mi dispiace. Benny, per quello che succederà, per il tempo che ci rimane, io non voglio che finiamo come me e mio padre. Tu e il nonno andavate d'accordo. Guardavate le stelle insieme. Mio padre aveva dei problemi. L'astronomia era diventata una fuga più che un hobby. Se ne stava fuori casa per tutta la notte da solo. Era ossessionato da quel cerchio di pietre. Cerchio di pietre? Perché? Stare seduto su una collina con una meteora sepolta sotto, secondo lui, era una specie di fuga. In qualche modo si sentiva più vicino alle stelle. Non peggio che rifugiarsi in un seminterrato di epoca vittoriana, comunque. Quale cerchio di pietre? Barth Hill. Dicono che le pietre siano state scolpite dalla meteora. Barth Hill? È incredibile. Cosa è incredibile? Perché sei agitato? Che ti prende? Benny, dove stai andando? Non preoccuparti, papà. Andrà tutto bene, vedrai. D'accordo? Un ottimo lavoro, Lexi. Questo è un giorno glorioso per Necron. Tra poco divorerò Tom Clark. Sì, padre. Noi estrarremo la sua magia. Ma lui ha fatto un'offerta di grande coraggio, che eviterebbe la guerra e sfamerebbe il nostro popolo per l'eternità. Dobbiamo onorarlo con un'estrazione che non lo faccia soffrire. Questo mai! Lui ci ha provocato un dolore fastidiosissimo fin dal nostro arrivo. Ma padre, non dovremmo celebrare il sacrificio di un onorevole nemico? Io credo che questo sia esattamente ciò che nostro padre intende fare. Sì, io banchetterò con la sua magia alla vecchia maniera. Gliela risucchierò mentre è ancora vivo. No, padre. Lui è un guerriero. Merita di meglio. Un guerriero! Lui è bestiame! Lui è cibo! E io gli sgranocchierò le ossa ed estrarrò la magia dentro di esse! Allora, quali notizie porti a Randall Moon? Ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Ho bisogno che tu riferisca un messaggio a mia nonna. E lei deve riferirlo a quelli della nostra razza. Quale sarebbe questo messaggio? Non possiamo permettere che scoppi una guerra. Quindi ho stretto un patto con i Necros Moon.
Un patto terribile. Ma darà una possibilità a tutti. Salverà delle vite e questa... questa è una cosa... bella e onorevole. Giusto. Salvare delle vite umane è sempre una cosa bella, una cosa benedetta. Ma che genere di patto hai stretto? Tom! Tom! Benny! Tom, adesso ho capito. Ho capito come spostare la Luna. Ma di che stai parlando? Come? La NASA ha detto che quando la Luna si è spostata, i loro campioni di roccia lunare hanno cominciato a vibrare. Quindi il piano dei Necros ha avuto effetto sulle rocce lunari sulla Terra. E sul Randall Moon! Perché hai un pezzo di roccia lunare in tasca, esatto! E tutte queste scosse, io ho capito qual è l'origine. Burnt Hill. Il cerchio di pietre. Piccolo mago, tu hai disturbato il nostro sonno. Un meteorite cadde lì migliaia di anni fa. Credo provenisse dalla Luna. Un'enorme roccia lunare che reagisce a ciò che hanno fatto i Necros. Le pietre sono state scolpite dalla roccia lunare. Ma non sono semplici rocce. Le pietre del cerchio di Burnt Hill sono entità magiche, quindi magari... se la Luna può spostare le rocce lunari, queste con la magia possono spostare la Luna. No, no, no! Le pietre sono pericolose! Te ne sei già dimenticato! Vuoi dare tutto te stesso, sì o no? Sì o no? Sì! Moon ha ragione. Ti hanno quasi distrutto, Tom. Sì, ma ti hanno mandato nello spazio. Sono molto potenti, Benny. Sapevo che avresti avuto un'idea geniale proprio quando avevo bisogno di te. E anche il mondo intero. Andiamo. Ora tocca alla magia. Contrattaccare. Jethro a controllo. Jethro a controllo. E, cancelliera, mia più squisita eccellenza, mi riceve? Sì, Jethro. Rapporto. Sembra che il piano del re stia funzionando e il mago mezz'uomo sta per arrendersi. Gli altri maghi poi seguiranno il suo esempio. La resa dei maghi non cambia nulla. Il mio piano è ormai iniziato. Attenzione, Tom. Queste pietre sono l'ultima possibilità per la razza dei maghi. Forse per l'intero pianeta. Non lascerò che loro, i Necros, mi sconfiggano. Numero privato. Ora chiudiamo questa storia. Tom Clark ha ignorato il mio segnale. La sua promessa di arrendersi era falsa, sorella. Intende ingannarti. Ascoltatemi. Sono Tom Clark della stirpe magica dei Crow e richiedo udienza alla forza delle pietre. Forse devi parlare un po' più forte. Cerchio di pietre, ascoltami! Credo che ora tu abbia la loro attenzione. Potentissima energia magica rilevata nella zona target beta. Tom Clark! Sapevo che non dovevi fidarti. Ha un piano in mente. Lasciatelo a me. Piccolo mago, ti stavamo aspettando. Tom! Sta funzionando! Sì, ma sta indietro! Che vuol dire mi stavate aspettando? La Luna è disturbata. Siamo feriti negli strati più profondi. Sapevamo che saresti venuto. Allora mi aiuterete. Rimetterete la Luna dov'era. Per piegare la forza delle pietre alla tua volontà, dobbiamo stringere un accordo con te e con lei che ti ha seguito qui. Sarebbe questa la tua idea di resa, Tom? Cambio di programma, Lexi. Non mi consegnerò a voi. Né io né qualsiasi altro mago. Sta potenziando la magia delle pietre contro di voi, Lexi. Sono rocce lunari. Ce n'è una grande quantità sotto questa collina.
Magia e rocce lunari sono niente in confronto alla nostra tecnologia. Tecnologia. La vostra tecnologia è come un bambino in lacrime dinanzi alle antiche forze della magia. Da dove provengono queste voci? Le senti anche tu? Ma come puoi sentire le pietre? Tu sei un non mago, sei un'aliena. Quale inganno magico è mai questo? Esci dalla mia testa! Allora hai il coraggio di fare un accordo con noi, piccolo mago? Che cosa volete? Dovete entrambi tornare indietro. Questo è il nostro accordo. Dovete ricordare. Ricordare? Ricordare cosa? Guarda. Lucy. Tom. Che cos'era? È come il mio sogno. Il sogno che continuo a fare. Anche tu fai lo stesso sogno. Non è un sogno, sono ricordi. Ci sono cose che le vostre menti tengono nascoste a te, mago, e a te, essere del non mondo. Ricordi di gioia e di grande dolore. Riesco a vederli. Sono giorni che li vedo. Li vedo anch'io, Tom. Abbiamo un accordo, mago. Accetti quello che ti è stato nascosto per spostare la luna e per quello che verrà. Rispondi, mago. Accetti il nostro accordo. Rispondi ora. Sì. Sì, accetto l'accordo. No! Spostando, Tom! La luna si sta liberando dalla nostra presa! Portare il Gravison alla massima potenza! Non lasciatevela scappare! Io devo avere quei maghi! Potenza di Necron, la Zarantulus non potrebbe reggere il colpo! Perderemmo l'astronave! Dobbiamo lasciare la luna! Presto! Disattivare il Gravison! Disattivare! Tom! Ce l'hai fatta! Guarda, è tornato! È tornato il sole! Ma che splendida giornata! Il sole è tornato! Neri e capelli di scimmie. Iniziavo ad averne abbastanza. Non è colpa mia. Nostro figlio. Danny Junior. Tom. Avevo un figlio, Benny. Noi avevamo un figlio. L'abbiamo dimenticato. Le pietre hanno detto che dovevamo ricordare per quello che verrà. Io non capisco. Abbiamo vissuto insieme per 20 anni. Ci siamo amati. E ora cosa faremo? Riferirò a mio padre che la tua magia era troppo potente.
Oppure gli potresti dire la verità. Quello che ci è successo. Questo cambia ogni cosa. Potremmo trovare un modo per vivere in armonia, non credi? No, Tom. Quello era un altro mondo. Il ricordo di nostro figlio ci lega come niente altro potrebbe. Ma io appartengo ai Necros. Ciò che siamo l'uno per l'altra li farebbe inorridire e infuriare. Non lo pensi davvero. Tu eri umana. E c'è ancora qualcosa di umano dentro di te. Riesco a sentirlo. Addio, Tom. Lexi. Coraggio. Andiamo via da qui. Il mago ha usato la magia per liberare la luna dal nostro controllo. Perché non l'hai fermato? Non ce l'ho fatta. Non ce l'hai fatta? E come mai? Non ce l'ho fatta, padre. Questo è quanto. Lexi! Voglio una spiegazione! Lexi! Non voltare le spalle a tuo padre! Lexi! Lexi! Dai! Tom! Passa, passa! Ehi, Tom Clark! Ti decidi a giocare o no? Guarda che tra poco fa buio! Ma il sole è appena spuntato! Sai, Benny, la vita può riservarti brutte sorprese a volte. Ma credo di poterle affrontare. Finché ho i miei amici accanto. Eccomi, ci sono! Ottimo passaggio! Basta! Preparati, piccolo mago, per quello che verrà. Presto dovrai affrontare la vera oscurità. Parteciperete entrambi alla gara come rivali. Il vostro compito consiste nel prendere il mago Clark una volta per tutte. Fin da piccola Bisme ci parlava delle sue visioni. L'ho trovata. Trovato cosa? Prevede le cose. Peru. Sharpasta! Nonna! È il momento di dirci addio. Non mostrerò alcuna pietà. Che l'attacco abbia inizio!